Federica Panicucci umiliata in diretta dal collega dopo il fuorionda, ecco come. Mattino 5, Federica Panicucci viene umiliata in diretta dal collega, ecco perché. Colpo di scena in diretta per Cancelletto Federica Panicucci, oggi a inizio puntata di Cancelletto Mattino 5 abbiamo visto che si è tornato a parlare del clamoroso fuorionda shock, video, che è stato trasmesso qualche giorno fa da Striscia la Notizia, durante il quale la conduttrice ne diceva di tutti i colori nei confronti del suo collega Francesco Vacchi. Il video di questo fuorionda ha fatto molto scalpore e soprattutto ha suscitato un bel po' di polemiche, al punto che in molti avevano chiesto di mandare via la Panicucci dalla trasmissione del mattino di Canale 5. Fuorionda Federica Panicucci, ecco cos'è successo oggi in diretta. Il motivo? In questo fuorionda si vedeva una Federica Panicucci a dir poco adirata nei confronti del suo collega di Mattino 5, reo di non averle dato la linea in tempo e di aver sforato di qualche minuto. La reazione della bionda conduttrice è stata a dir poco incredibile, parolacce, insulti e velate minacce nei confronti del suo collega che ha scoperto il tutto dal fuorionda trasmesso in diretta TV a Striscia la Notizia. I due conduttori si sono beccati anche un tapiro da parte di Striscia la Notizia, la conduttrice ha ammesso di essere affranta per quanto fosse successo, affermando che subito dopo aver visto il servizio a Striscia la Notizia, ha subito chiamato telefonicamente Francesco Vacchi per scusarsi con lui. La conduttrice di Mattino 5 si è scusata anche il giorno dopo in diretta TV con Vacchi e con il pubblico della sua trasmissione, ma questa mattina che è stato il colpo di scena. Colpo di scena a Mattino 5, Federica Panicucci umiliata dal collega. Pochi minuti dopo l'inizio della diretta di Mattino 5 abbiamo visto che Francesco Vacchi ha preso la parola per ringraziare i tantissimi fan e spettatori del programma di Canale 5 che per tutto il weekend lo hanno inondato di messaggi d'affetto dopo lo spiacevole accaduto con la Panicucci. Inutile dire che la conduttrice di Mattino 5 non ha nascosto il suo imbarazzo, video, e in un primo momento anche la sua preoccupazione per quello che stava per dire in diretta il suo collega. A quel punto la Panicucci ha ribadito le sue scuse a Francesco Vacchi, aggiungendo che tra l'altro ha fatto benissimo a ringraziare i tantissimi spettatori che in questi giorni gli hanno mandato messaggi d'affetto. Insomma, sebbene i due conduttori continuano a dire che tra di loro procede tutto nel migliore dei modi, i telespettatori di Mattino 5 stentano a crederci.